Inizia bene la giornata se pensi a qualcosa di allegro, di forte. Ci sono la morte. La morte. Che morte? La morte del pollo. Sì, la morte del pollo. Sì, perché lui mi ha detto: lo vuoi far te? Ho detto va bene, se per questo lo faccio anch'io volentieri. Sì, allora guarda, se lo fai te per davvero volentieri, te lo faccio fare a te, che mi levi un lavoro, e te d'altra parte segno che se dici che lo puoi fare, segno che lo sai fare. Dico sì, per questo lo so fare, mi prendo davvero anche la responsabilità volentieri, perché anzi è un'occasione che tu mi dai in più per mettermi a posto su queste faccende. Dico va bene, allora se ti prendi anche la responsabilità sono ancora più contento, perché io te lo segno, te lo faccio fare ancora più. Infatti se tu lo vuoi fare, sì, lo faccio io abbastanza volentieri. Guarda, anzi mi dai un'occasione, perché per me sono delle cose che non ho mai fatto. Oggi non fa una cosa a me, domani te la faccio fare a te. Va benissimo. Allora siamo d'accordo così. È rimasto molto male. Il discorso a questo punto sarebbe concluso. Se non che mentre lui parlava io l'ho guardato negli occhi. Un occhio ce l'aveva normale, ma quell'altro era scivoloso. Lui non aveva fiducia in me. Lui pensava che io non lo sapessi fare. Ora ditemi voi se vi sembra un tipo che non lo sa fare. No, lo sai fare, vediamoci. Comunque, siccome mi hanno spiegato di farla benissimo, questa cosa chiara, di non far soffrire lo spettatore, di spiegare tutto, io ve lo rifaccio, ve lo rispiego, e voglio che tutti veramente siano convinti all'unanimità che io lo so fare. Io ero qui e lui era qui. Io ero e lui era qui. Allora, io non me l'aspettavo, non me l'aspettavo. Lui mi ha detto: lo vuoi far te? Io ho detto va bene, lo faccio. Allora, sai fare? Responsabilità che me la prende, ti prende anche la prossima volta a me. Allora, chi lo sa fare? Allora, infatti, si tratta, vi vedo abbastanza dinamici. Allora, si va bene, si va svelto in fondo, state tranquilli. Perché io ci tengo a essere chiaro, guarda, sono chiaro e preciso. Si trattava, ora io vi spiego una, vi dico una parola, vi dico una parola un po' difficile, che è, no, che ora, no, però siccome mi hanno detto spiegala, perché sai, lo spettatore deve stare tranquillo, non si deve spaccare la testa sulle parole difficili, bisogna avere una terminologia abbastanza, allora io ve la spiego. E dunque, si trattava di scaricare una carrozza. È difficile questa, è difficile, no? È difficile. Allora, carrozza, ora vedo milioni di spettatori che dicono: ha detto carrozza, io ha detto carrozza, non me l'aspettavo. No, io vi spiego tutto, ragazzi, io vi tiro su piano piano, lo spettacolo è anche educativo, quindi io vi tiro su piano piano, non abbiate paura, non vi fate venire mal di testa, vi spiego tutto, muate da Montessori, senza traumi, su. La carrozza la tiravano i cavalli. Ora mi direte: oh, quanti cavalli? Dirà lo spettatore. Dico: 4 cavalli. Ora lo spettatore più scemo fa: 4 cavalli? 4 cavalli tutti e quattro per così? No, messi 2 a 2. 2 davanti aggemellati, 2 dietro. Attaccata ai cavalli la carrozza. Ora mica proprio attaccato, no, ma così, no. Tra cavallo e carrozza c'è uno spazio. Gli lasciano un po' di respiro, no? Chiamiamolo respiro, no? Allora, quando anche tra cavallo e cavallo c'è un po' di spazio, se no con il cavallo di dietro, con le bistecche in quella davanti. Vedi, è tutto studiato bene, Sopra questa carrozza tirata dai cavalli, cosa c'è? Il carico della carrozza. Ecco che arriva il discorso! Lo vuoi far te, lo scarichi te, lo scarico io! Perfetto! Capito? Sì! Allora io! Ma sono andato lì! Lo vuoi scaricare? Vabbè, come il carico della carrozza era disposto così, cioè una cassa panca, un baule, una valigiona, una valigia, una cappelliera, una gabbia di polli e una confezione di 24 uova. Il carico sopra stava perfettamente. Lo vuoi far te, scarico io, scarico io. Prendo le 24 uova e le metto per terra. Prendo la gabbia dei polli e la metto sulle 24 uova. Cosa c'è da ridere? I polli non le hanno mai rotte le uova. E anche in questa occasione non è all'altezza della situazione. Prendo la cappelliera e la
metto sopra la gabbia dei polli. A questo punto era rimasto da scaricare il più grosso. E vedo i cavalli che non facevano niente. Vado dai cavalli e gli dico: ragazzi, io c'ho domani sole. Andiamo su. In cinque si scaricano un baleno, poi si va a giocare a carte, si beve insieme, va con te. Niente. Forza su. Andiamo su. Niente. Cavalli di corpo. Vedo il più vispo, gli dico: guarda, spiegaglielo, ti amo, amici. In cinque si scarica tutto in un baleno. E poi di poco, beh, si va. Cioccolate. Va bene, faccio da me. Non ho bisogno dell'aiuto di nessuno. Prendo la valigia, la metto sulla cappelliera, prendo la valigia, la metto sulla valigia, prendo la cassapanca e la metto sopra alla valigia, la prendo il bule e la metto sopra alla cassapanca. Il carico stava in piedi perfettamente. E questa è soddisfazione. Vado al cavallo come per dirgli: guarda un po'. La piramide per così la sanno far tutti, affammela un pochino per così. Lui si gira dispettoso, mi fa: ma è crollato tutto, vero? Si capisce? Lo spostamento d'aria. Sono rimasto tanto male, ma sarei rimasto meno male se non ci fosse stato un tradimento. Hanno tradito i polli. C'era il carico sotto i polli e sotto le 24 uova. Quando hanno sentito tentennare, i polli sono scappati via. I soliti: Bill, John, Flanagan e Mitch. Lasciando sole le 24 uova che, non sapendo ancora camminare, sono rimaste tra le macerie. L'opera di soccorso da parte dei vigili del fuoco, di numerosi volontari accorsi sul luogo della sciagura, è stata purtroppo inutile. Dalle macerie fumanti sono stati estratti 24 piccoli corpicini, ora adagiati in 24 piccoli tegamini, messici gentilmente a disposizione da una fabbrica tedesca di acciai. Signori, non ci sono più i polli di una volta! Famosa fu la morte di quel pollo che al momento dell'esecuzione, sotto lo sguardo freddo delle autorità, accarezzò teneramente le creste dei figli, baciò per l'ultima volta la moglie sul bargiglio e poi dopo, con sguardo fiero, volle avviarsi verso il forno. Ci andò da sé verso il forno. Si mise a sedere, si spalmò un po' di olio sulle cosce, pensò per l'ultima volta ai martiri di Belfiore e poi dopo, con un colpo secco d'ala, chiuse lo sportello del forno dopo aver gridato: evviva! Evviva! Il pollo! Una vera morte alla diavola!